Cipolla allo specchio. La piccola troll Cipolla è sempre triste perché non le piace il suo nome e non le piace il suo aspetto, ma mamma Prunella riesce a fargli cambiare idea. Come? Lo vediamo. La piccola troll Cipolla aveva i capelli neri, gli occhioni neri e la pelle bianca bianca come il latte. Direte: accidenti, che nome bizzarro alla nostra nuova amichetta, e avete ragione. Alcuni anni prima la sua dolcissima mamma Prunella era andata a raccogliere le cipolle rosse. Proprio mentre era nel campo a lavorare, sentì improvvisamente la creatura che aveva in grembo aveva deciso di venire al mondo. Fu così che nacque la piccola troll. E tacchete! Si guadagnò questo buffissimo nome. Cipolla era una troll piuttosto taciturna, triste, e in alcune giornate particolari capitava che le lacrime disegnassero righe sul suo dolce viso. Mamma Prunella era sempre impegnata a guadagnare uno dei suoi preziosi sorrisi. Cipolla, oggi andiamo al mare, disse. Indossarono i loro bellissimi costumi da bagno ed andarono al mare. Mamma Prunella costruì un bellissimo castello di sabbia che aveva addirittura una stanza per la principessa Cipolla con un bellissimo letto a baldacchino. Ma niente, nemmeno un sorriso. Restava lì a guardare con lo sguardo triste. Mamma Prunella non si arrese. Dopo qualche giorno disse alla sua piccola cipolla: oggi andiamo al parco dei divertimenti. Arrivarono al parco proprio mentre decine e decine di troll e folletti erano lì, che si divertivano da matti. Giostre di foglie di fico struttanti, labirinti di begonie giganti, acquari ricchi di pesci tropicali dai mille colori, civoli di felci e tanti simpatici troll clown che regalavano canne da zucchero. E Cipolla si era divertita? Niente, nemmeno un sorriso. Mamma Prunella iniziava ad essere preoccupata. Nonostante si impegnasse in tutti i modi, non riusciva a capire perché la sua amatissima cipolla fosse sempre così triste. Decise allora di andare dal grande albero che la salutò con affetto e con la sua voce calda disse: dolce Prunella, colgo un velo di preoccupazione nei tuoi occhi. Che succede? Mamma Troll raccontò tutto al suo grande amico, che la guardò con immenso amore e le disse: capisco le tue preoccupazioni e credo che la soluzione a questo problema non sia nelle tue mani, ne dipenda dal sottobosco. La soluzione è nelle mani della piccola cipolla. Tu puoi solo aiutarla a cercare la luce che riporterà il suo sorriso sul suo viso, facendo un viaggio insieme a lei nella sua anima. E come si fa? Chiese lei. Molto semplice, disse il grande albero. Chiedile di mettersi davanti allo specchio insieme a te e raccontatevi. Prunella tornò a casa un po' confusa,
ma determinata a fare quello che aveva detto il grande albero. Fu così che in un momento in cui erano sedute davanti ad un tie, la dolce mamma si alzò e andò a prendere un grande specchio da tavolo. Lo appoggiò e disse alla piccola: «Io vedo una mamma preoccupata e una figlia sempre triste e senza sorrisi. Tu cosa vedi?» Cipolla la guardò esterrefatta e dopo un minuto di raccoglimento disse: «Vedo una mamma bellissima e dolcissima e sua figlia una troll che non si piace e con un nome puffo». Mamma Prunella capì tutto e le disse: «È vero, anch'io alla tua età non mi piacevo ed ero spesso triste e sinceramente anche il mio nome non è un granché. Poi ho capito che amavo i cagnolini spelacchiati dagli occhioni dolci e che se riuscivo ad amare loro potevo anche amare me stessa». Fu così che dal giorno dopo in casa di Cipolla e Prunella girava per casa un simpaticissimo cagnolino nero, spelacchiato e dagli occhi dolci. E con lui c'erano il doppio dei sorrisi, perché a quelli di mamma si erano aggiunti anche quelli di Cipolla, che non andarono mai più via da quel dolce viso color latte. E così ragazzi la storia d'oggi finisce. Se la storia vi piace, non dimenticarvi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima storia. Ciao!